Una delle problematiche che vivono spesso le donne è quella di avere una relazione con uomini che oppongono delle resistenze alla stabilità della relazione stessa. E questo perché capita? Capita per diversi motivi. Intanto diciamo che alcune donne non hanno difficoltà a instaurare una relazione con gli uomini. Ma questa relazione funziona bene esclusivamente nella parte iniziale, nella parte legata all'attrazione, perché poi di fatto non riescono a portare avanti, diciamo, la stabilità di una relazione. Con stabilità, intanto, noi intendiamo, essenzialmente una partecipazione, alla vita di coppia, cioè il creare quella che viene definita una coppia stabile in cui ci sono delle condivisioni che non siano condivisioni limitate ad esempio alla vita sessuale, ma che si possano manifestare all'interno della vita relazionale. Questa difficoltà, diciamo, a instaurare una relazione di coppia stabile si può manifestare anche in altri modi, non soltanto diciamo da un punto di vista di natura sessuale. Cioè, succede che molti uomini hanno in piedi già un'altra relazione e quindi da un certo punto di vista sarebbero anche disponibili ad avere una vita di coppia stabile, però sono già vincolati, quindi sono già sposati, sono già fidanzati, hanno già un altro impegno, per cui che magari l'altra relazione non funziona nel modo migliore, per cui tendono a tenere, come si dice, i piedi in due scarpe. E diciamo, nonostante questo rapporto, questo vecchio rapporto, non sia del tutto soddisfacente, hanno difficoltà a lasciarlo. E le donne spesso vorrebbero coinvolgere, ma di fatto non riescono a coinvolgere al punto tale da far sì che l'uomo lasci la vecchia compagna. E diciamo, quello che si verifica in questi casi spesso è che con la vecchia compagna l'uomo soddisfa quelle che sono le esigenze istituzionali, soddisfa quelle che sono le abitudini, ma e lascia la parte trasgressiva alla nuova compagna, insomma, che comunque praticamente esercita il ruolo di amante, se vogliamo. Ecco che quindi la donna deve imparare a, se vuole una relazione stabile, a modificare questo stato di cose. Intanto dovrebbe imparare a non coinvolgersi con questo tipo di uomini. Invece capita spesso che questo coinvolgimento accada e allora se questa cosa non riesce a sbloccarsi, si manifesta una situazione in cui le donne vivono nell'ombra. E si prendono sicuramente anche una parte bella della relazione, ma non è una relazione a 360 gradi. E quindi tendono ad incolpare di questo l'uomo, che non si decide. Questo è anche vero, ma in realtà bisogna tenere presenti che loro stesse sono le artefici della loro sofferenza. Perché nonostante tutte le dimostrazioni avvenute, cercano in modo ossessivo di sbloccare una situazione, tra l'altro facendo sempre le stesse cose, situazione che non si sbloccherà mai, o perlomeno non si sbloccherà se non riescono a modificare qualche cosa. La cosa interessante è che sembra però che facciano una selezione, cioè che con tutte le persone magari disponibili che hanno a disposizione continuano sempre a incontrare uomini che le pongono grossi vincoli. Ecco che una cosa importante da fare è non porre grossi vincoli, non accettare grossi vincoli, grossi ostacoli che l'altra persona ci pone. Quindi, nel momento in cui ci rendiamo conto che vengono posti degli ostacoli alla relazione, non dobbiamo accettarli. Perché se li accettiamo, praticamente falliremo completamente.
cioè le donne falliranno completamente e finiranno per continuare a lamentarsi, perché la nostra parte logica ha questa caratteristica che quando le cose non vanno bene si lamenta senza mettere in atto però delle strategie che possano modificare le cose. Quindi è importante in questo caso imparare a venire a patti con se stessi, con quella parte più profonda che è quella che governa i nostri comportamenti. Dare qualcosa in cambio in modo tale da riuscire a ribaltare la clessidra, a trovare un alleato interno che ci permetta A, di non coinvolgerci con persone che possono farci soffrire, B, la capacità di coinvolgerci e di coinvolgere le persone che invece ci interessano. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo.